le parole di Satana, e quando Satana dice: se mi adorerai prostrato, diventerai padrone dei popoli del mondo. Sapete che vuol dire adorare Satana prostrato? Significa mettere Satana sull'altare. Ma per mettere Satana sull'altare, uno ci deve elevare Dio. Ecco perché nasce il protestantesimo sulla base dell'accettazione del messaggio di Satana. Perché la prima cosa che fa il protestantesimo, nega l'eucarestia e la transustanziazione. Nel 1673 il Parlamento inglese mette fuori legge l'eucaristia cattolica e la transustanziazione. Su questa considerazione, levato Dio dall'altare, si mettono le premesse perché si realizzi nel protestantesimo il rispetto delle parole di Satana. E Satana è una persona seria, mantiene le promesse fatte a fin di male. Dopo che è stata fatta la negazione dell'eucarestia con il Test Act votato dal Parlamento inglese nel 1673, con cui è stato messo fuori legge l'eucarestia cattolica e la transustanziazione, ripeto, il capo della religione protestante diventa il re d'Inghilterra. Si ha una inversione al vertice del potere statuale, perché mentre con la tradizione del Sacro Romano Impero il potere politico, cioè la sovranità politica, era subordinata eticamente, moralmente a quella religiosa, qui invece il potere politico prevale su quello religioso. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo che nel 1855, fatta la misurazione dell'estensione del Commonwealth, il Commonwealth raggiunge un'estensione di 22.750.000 chilometri quadrati. Satana è una persona seria, ha mantenuto la promessa, il dominio su tutti i popoli del mondo. Oggi tutto il mondo è Commonwealth, oggi tutto il mondo è basato sulla subordinazione alla grande usura. E la prima cosa che fa il protestantesimo quando viene in Europa non è una chiesa, è una banca. La banca protestante presieduta da Necker, che era il consigliere finanziario di Luigi XIV, comincia l'indebitamento delle monarchie cattoliche della vecchia Europa verso il sistema bancario nato con la Banca d'Inghilterra nel 1694 e continuato nella tradizione fino a oggi. Tutte le banche centrali del mondo espropriano e indebitano tutti i popoli del mondo del loro denaro, esattamente come avrebbe fatto Satana con Cristo se lo avesse espropriato e indebitato, che l'avrebbe espropriato e indebitato del pane che lui avrebbe creato nell'apologo che abbiamo, nella parte del Vangelo che noi abbiamo commentato. La terza volta che parla Satana nel Vangelo è quando dice a Cristo: mettiti sulla cima del Tempio e gitti la cima del Tempio e fai vedere che tu lo puoi fare, che tanto ti fermano gli angeli. Che cosa avviene quella? Quella è la vanagloria. È la vanagloria, è la vanità. Quando un popolo ha tutta la ricchezza che vuole perché crea dal nulla il valore dell'oro, trasformando la pietra in pane o la carta in oro, come è avvenuto con la sterlina inglese. Quando ha la sovranità su tutti i popoli del mondo, come oggi ha il vertice monetario che coincide con quello politico americano, inglese, hanno ormai la sovranità su tutti i popoli del mondo, che cos'è che gli puoi dare tu a un uomo? Solo la vanagloria. Ecco la ragione per cui gli adoratori di Satana che stavano nella massoneria inglese, in attuazione delle parole di Satana, hanno realizzato la moneta satanica. E la base di questo impero, che è la grande usura, che è stata diagnosticata esattamente da Ezra Pound.
Scusatevi e prolificate. Non pensate. Spendete. Comprate. Lasciatevi cullare dal benessere. Sottomettetevi. Obbedite. Non svegliatevi. Non fate domande alle autorità. Guardate la televisione. Uccidete la fantasia. Svegliatevi. Non fate domande alle autorità. Guardate la televisione. Uccidete la fantasia.